Italianità, cinefilia, inside joke della Pixar e tanto divertimento. Oh, a noi Luca è piaciuto un sacco e non solo per orgoglio italico. Adesso lo analizziamo. 42. Mostri marini di Lega Nerd, un saluto da Giacomo, piacere, Girolamo, trombetta. Andiamo a vedere easter egg e curiosità della bellissima favola Luca by Pixar. Iniziamo dicendo che questo è sicuramente il film più miyazakiano della Pixar. Si vede che Enrico Casarosa, regista e sceneggiatore, è cresciuto con gli anime e i film e i lungometraggi di Hayao Miyazaki e del suo studio Ghibli. Ed è impossibile non notare, ad esempio, come Alberto sia praticamente vestito con gli stessi colori e più o meno gli stessi indumenti che aveva Conan, il ragazzo del futuro. Una citazione sicuramente molto bella. E anche il gatto Machiavelli, ovvia reference al nostro Niccolò Machiavelli, ricorda veramente un ibrido tra Pixar e personaggi di Miyazaki. Senza contare che l'immaginaria cittadina della Liguria, delle Cinque Terre, Porto Rosso, ricorda tantissimo Porco Rosso, ovvero il film leggendario già dello studio Ghibli ambientato in Italia. Gli stessi disegni nei credits ricordano tantissimo molte opere dello studio di Miyazaki, tanto è vero che se andiamo a rivedere i post credits di, per esempio, Il mio vicino Totoro oppure di Kiki Delivery Service, ci sono proprio questi disegni che raccontano la storia anche dopo quello che abbiamo visto nei film, sui titoli di coda. Ma veniamo a tanti riferimenti cinefili, veri, falsi, presunti che ci sono nel film, ad iniziare dalla presenza di Marcello Mastroianni, che è ovviamente l'ideale di uomo fantastico al quale si ispira Alberto, tanto che ce l'ha sullo specchietto quando va sulla sua Vespa rudimentale. E poi in TV, nella scena quando i personaggi camminano sui tetti, vediamo passare un film, e quel film è I soliti ignoti, capolavoro di Mario Monicelli del 1958, che all'estero, in particolare in USA, conoscono come Big Deal in Madonna Street. Curiosità nella curiosità, la figlia di Marcello, ovvero Chiara Mastroianni, doppia la mamma di Luca nella versione francese del film. Iniziamo con i manifesti, perché in una scena vediamo il manifesto di La Strada, non poteva non esserci un riferimento a Federico Fellini, e la protagonista della Strada è Gelsomina, che poi vediamo ritornare anche come nome in una delle imbarcazioni dei pescatori di Porto Rosso. Ma non è tutto, perché sappiamo che Gelsomina è interpretata da Giulietta Masina, compagna d'arte e nella vita di Federico Fellini, e la nostra protagonista Giulia viene chiamata anche da suo papà Giulietta in più occasioni. È un chiaro riferimento a Giulietta Masina. Apro e chiudo parentesi, Giulia è vestita come Phineas di Phineas e Ferb, la serie TV a cartoni animati. Non l'avrò notato solo io, no, l'ha notato anche qualcun altro in USA, ma è vera, è identica, cioè con quella maglietta e i pantaloni così, quei colori. Ancora poster, perché sicuramente abbiamo notato tutti quello grande di Vacanze Romane, il film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, ambientato in Italia del 1953, La Strada del 1954, e sempre dal 1954 arriva anche il poster di 20.000 leghe sotto i mari, il film versione Disney, tra l'altro proprio prodotto da Walt Disney stesso, con protagonista Kirk Douglas, che notiamo in un'altra scena, quindi abbiamo capito più o meno in che epoca si svolge il film. C'è poi un poster inventato di un film, L'attacco del mostro marino, che richiama naturalmente il mostro della Laguna Nera, quindi c'è anche un po' questo richiamo all'horror di serie B cinefilo che non guasta mai. E ultima cinefilia, portami via, Ercole Visconti, il nostro bulletto cattivo, è ovviamente Luchino Visconti, perlomeno nel cognome, nel nome Ercole, che sappiamo, insomma, avere, no, un po' dei colpi di testa smisurati, anche dovuti al suo ego e alla considerazione che ha di sé nella mitologia classica.
Compaiono anche Topolino e Paperino, in qualche modo. Paperino è proprio un pupazzo nella stanza di Giulia, quando la vediamo insieme a Luca che parlano di astronomia, e Topolino compare, insomma, un po' nelle nuvole, quando c'è Luca che sogna con Alberto di andare in giro con la Vespa in questo campo di Vespe. Le nuvole sono rotonde e in qualche inquadratura ricordano proprio le orecchie di Topolino e il suo muso. Come potrebbero poi non esserci riferimenti inside joke interni della Pixar, primo fra tutti il furgoncino del Pizza Planet, che qui si trasforma per pochi fotogrammi durante l'inseguimento in bici finale durante la gara di triathlon in un'ape piaggio, e non poteva essere altrimenti questa ape piaggio con sopra il famoso dirigibile del Pizza Planet. Ma compare anche la famosa palla della Pixar, la Luxo Ball, che ha fatto tanti cameo in diversi film. In questo caso si vede per una frazione di secondo sopra i tetti nell'inquadratura in alto, sempre durante la gara finale. E poi il famoso numero A113, il famoso numero della classe dell'Istituto d'Arte della California in cui hanno studiato i pezzi grossi fondamentali della Pixar, in questo caso, sicuramente l'avrete notato, ritorna quando Alberto dà il biglietto del treno nel finale a Luca per partire, e lì c'è proprio chiaramente questo numero. Ultime due noticille per i genitori di Giulia. Lui è praticamente identico alla figura del papà che c'era nel corto del 2011 Pixar La Luna, che è sempre diretto da Enrico Casarosa, quindi tutto questo ha senso, e anche il bambino della Luna ritorna nei titoli di coda disegnati. Mentre la mamma di Giulia, che sta a Genova, ha due animaletti domestici, un cane e una tartaruga, che si chiamano Caligola e Nerone, come gli imperatori romani. Questi erano alcuni degli easter egg, delle curiosità e cose interessanti che abbiamo visto in Luca, ma se ce ne sono altri, naturalmente scrivicele nei commenti. Pollice su se ti è piaciuto questo video, oppure anche pollice giù, poi scrivici magari perché non ti è piaciuto. Iscriviti e attiva la campanella, noi ti aspettiamo sempre qui sul canale per altre analisi, curiosità e easter egg di film.